Eccoci all'interno della serra. Come vedete qui ho finito il lavoro e ho anche già realizzato queste due strutture dove ho messo a dimora gli ortaggi. E quindi oggi sono andato avanti un bel po'. Adesso l'unica cosa che mi resta ancora da fare è l'impianto di irrigazione. Che devo assolutamente realizzare e poi devo coprire parte della uh, struttura con un uh, nylon in modo che eh, non piova dentro troppo. Uh, quindi, quello poi sarà un lavoro che farò prossimamente. e vi lascio indovinare cosa c'è cosa sotto qua scrivetemelo nei commenti se riuscite a indovinare intanto mi fermo qui procedo con i lavori adesso devo fare anche tutti i gancetti per chiudere la porta e poi passerò, credo, alla realizzazione dell'impianto di irrigazione. E domani mattina eh, provvedo alla copertura. Tanto non credo, spero che dopo tutta la pioggia che è venuta negli ultimi dieci giorni non piova proprio domani. E quindi eh, spero che riesca a gestire la cosa ok quindi scrivetemi sotto nei commenti quello che pensate che abbia piantato o messo a dimora dentro qua ciao alla prossima eccoci allora aggiornamento siamo sempre lo stesso giorno ma con qualche ulteriore passo in avanti come vedete, ho realizzato un impianto di irrigazione eh, che nebulizza. Quindi fa questo uh, lieve acquerella che eh, va ad innaffiare le mie, i miei ortaggi. Funziona, sono contento. E adesso vediamo se nei prossimi nelle prossime settimane cresce adesso ci metto anche il temporizzatore e il, quel rubinetto doppio così almeno vedo se funziona tutto ok intanto che all'interno va eh, l'irrigazione vi faccio vedere che ho realizzato anche i ganci per chiudere la porta l'ingresso sono dei gancetti che vanno a incastrarsi nella struttura in tondini di ferro o di plastica, seconda. Questo va a incastrarsi qua in questo tondino di plastica. Sono un attimino ricurvi in modo che eh, non saltino via da soli. E quindi così praticamente anche il davanti è chiuso benino e eh, non può entrare diciamo chissà che cosa ecco poi ovviamente mosche moscerini e cose più piccole magari riescono anche ad entrarci comunque il grosso resta fuori unica cosa che ancora resta da fare è montare il temporizzatore per l'irrigazione e coprire con il telo di nylon vediamo se riesco a fare il temporizzatore già oggi e se no eh, faccio domani mattina per intanto è tutto ci vediamo alla prossima puntata sulla serra con gli ortaggi misteriosi ciao a tutti ben ritrovati eh, nel mio questo nuovo video altra puntata sulla serra che sta alle mie spalle come vedete forse già o intravedete, oggi l'ho già coperta con il telo di nylon, quindi abbiamo eh, sostanzialmente due strati, il primo strato è eh, il telo ombreggiante e il secondo solo coperta parzialmente, quindi non è del tutto chiusa dal telo di nylon adesso vi faccio vedere meglio eccoci allora praticamente vedete che il telo di nylon arriva fino qui sia da questa parte che dall'altra e sotto c'è solo il telo ombreggiante stessa cosa per la porta per l'ingresso che è tutto uh, libero e anche la parte posteriore Faccio fare tutto il giro. È tutta aperta, quindi qui non ho messo il telo. C'è un po' di sole con... contro, ma vabbè. Come vedete l'ho fissata con queste graffette che erano in dotazione ai tubi di plastica che ho trovato già qui in giardino. Quindi eh, praticamente questa serra è stata realizzata quasi tutta con materiali di recupero dico quasi perché il telo l'ho dovuto acquistare e, e così anche le tavole che ci sono qui dentro e praticamente ho dovuto acquistare queste tavole dovrò acquistarne ancora perché eh, vorrei piantare più di questi ortaggi e arrivare praticamente a coprire l'intera lunghezza diciamo che ho ancora un metro e dieci buoni da sfruttare ok ho fissato il telo di nylon insieme al telo ombreggiante anche qui sopra co sempre con queste graffette che erano in dotazione ne ho messe 4 o 5 adesso non mi ricordo più ce n'è una là in fondo una qui una qui e una lì all'inizio quindi dovrebbe essere abbastanza fisso tutto quanto e adesso si tratta di vedere se poi oh, scusate se tutto funziona correttamente ecco allora adesso eh, l'unica cosa che ancora mi resta da fare è l'impianto di irrigazione e adesso eh, mi metto a fare quello Eccoci, allora ho ripristinato questo lavandino, anche se purtroppo lo scarico, come vedete, non scarica. Eh, ho visto che c'è collegato un tubo, pensavo che fosse solo a dispersione, così invece c'è Proprio collegato un tubo di scarico tra l'altro molto fine per cui eh, dovrò provvedere a farlo a sturarlo in modo decente. Qui intanto ho messo installato il temporizzatore. E però, come vedete, qui ci vanno le batterie. Adesso vado a prenderle e poi facciamo un giro di prova. Ok, allora vediamo un po'. Allora, qui adesso lo metto su off e inserisco le pile ok già si muove ok vediamo dunque adesso questo così dovrebbe essere aperto vediamo intanto non perde e già questo va bene ah, bisogna passare da l'on vediamo un po' allora dunque allora così adesso si apre così. Okay, allora dovrebbe in teoria essere passato un minuto quindi il, la durata funziona adesso devo capire perché io avevo impostato ogni 8 ore bah, vedremo Adesso che ore sono, eh, vediamo un po'. Sono le dai su! Nove quarantette. allora facciamo così, riduciamo e vediamo. Fra tre ore cosa succede proviamo allora dovrebbe essere il momento clou perché tra qualche tra un pochino se tutto va bene il timer dovrebbe attivarsi e irrigare per un minuto la, uh, la serra se così fosse uh, vuol dire che funziona tutto e a quel punto lo programmerei diciamo credo per uh, irrigare ogni 12 ore o una roba del genere poi vedo come funziona se resta sufficientemente umido all'interno oppure se si secca troppo e allora vado poi ad aggiustare eh, la temporizzazione e tutto quanto vediamo un po che cosa succede in teoria alle 10.47 che sono scattate ora sul mio cellulare ma potrebbe essere che qui ci metta un attimo di più Grazie. Ma. Qui non succede ancora assolutamente nulla e sono le 10.51 o sono arrivato in ritardo che si era già acceso cosa anche possibile ok allora adesso l'ho spento proverò oggi pomeriggio a rifare l'esperimento con un pochino più di calma intanto metto a posto, mangio, e poi vediamo. Ahri, eccoci, eh, ho riprovato l'esperimento con l'impostazione del temporizzatore per l'irrigazione della serra e, praticamente, eh, addirittura eh, ho impostato il, la funzione di ritardo nell'irrigazione, uh, nell nel senso che uh, non solo si può uh, impostare la durata uh, dell'irrigazione e, uh, e la periodicità dell'irrigazione, ma si può anche impostare quando farla partire. Quindi io adesso ho impostato, erano le 14 più o meno, ho impostato l'avvio alle 16 infatti è appena partito. Avvio alle 16 ogni 8 ore per un minuto. Quindi adesso praticamente qui l'irrigazione sta funzionando. È appena partita, adesso per un minuto andrà l'irrigazione e poi dovrebbe spegnersi. La prossima irrigazione avverrà alle, dunque, alle, eh, 20, alle 22, no a mezzanotte dovrebbe arrivare, avviarsi. Poi di nuovo domani mattina alle 8 e poi di nuovo alle 16. Adesso vediamo se magari impostare invece che faccia due irrigazioni durante il giorno uh, in modo che uh, si bagnino nelle ore più calde e non, uh, e non tanto durante la notte che non serve comunque adesso vediamo fatto sta che l'aggeggio funziona adesso aspettiamo che poi si fermi Perfetto. Si è appena chiuso. Ok. Ottimo, direi. Quindi un minuto e l'irrigazione si è fermata ok adesso devo decidere appunto e vedere se è meglio fare eh, anziché un'irrigazione alle 8 di mattina una alle 16 e una alle, alle 20 di fare magari eh, tipo alle 10 di mattina Uh, e poi nel pomeriggio una roba del genere quindi nel pomeriggio invece che alle, alle 16 alle 18 e poi fare far così vediamo e la serra che per il momento è finita l'unica cosa che stavo pensando tra eh, questi due eh, queste due mh, parti eh, dove mh, ho messo a dimora i miei ortaggi, in mezzo vorrei farci eh, un camminatoio, diciamo con o della pacciamatura o del ghiaino, comunque una cosa dove ci posso camminare su. Uh, tranquillamente perché uh, col terreno che abbiamo così argilloso uh, diventa un fango una poltiglia dove non ci si può camminare sopra per cui mh, vediamo cosa, cosa fare come come rimediare e perché lì sicuramente devo inventarmi qualcosa uh, con uh, anche qui cose che abbiamo già a disposizione senza dover andare a comprare robe varie Eccoci all'interno della serra e come vedete, ho risolto in 10 minuti anche il problema del camminamento. Recuperate le tavole delle, case, delle casse matte della, delle porte, e così adesso posso camminare tranquillamente e non dentro al fango. Perfetto. Soluzione top. Adesso le altre che sono rimaste le vado a mettere nell'altra serra che c'è giù dove abbiamo iniziato a fare l'orto. Bene, è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao.